I miei vicini. Pensate a quante selve domestiche si possono trovare in un palazzo di 7 piani. Ed è proprio questo che la nostra protagonista ogni giorno prova ad immaginare. Prova ad immaginare tornando a casa nel suo palazzo e osservando le porte di ciascuna abitazione. Queste porte sono caratterizzate da dei particolari, da dei dettagli. Guardate questa, per esempio. Ha un sacco di serrature, ha delle telecamere, sembra quasi una cassaforte. E infatti ci possiamo magari immaginare che viva dentro una famiglia di ladri. E così via, porta dopo porta e piano dopo piano si trovano dei dettagli da osservare benissimo, dettagli che caratterizzano una famiglia acquatica. Oppure proviamo a immaginarci come può essere la porta di una famiglia circense. Una famiglia che vive e lavora col circo, oppure ancora di una famiglia di musicisti. E non solo le porte caratterizzano questi appartamenti, addirittura le cassette delle lettere. È un gioco molto bello, è un gioco di osservazione che potete fare tutti insieme. Le illustrazioni di questo libro sono davvero colorate e divertenti. E alla fine la nostra protagonista apre la porta di casa sua. È la porta di una famiglia normale, una famiglia qualunque, come può essere la mia, la vostra. Forse no. Forse non è una famiglia così normale. In effetti, nel finale c'è proprio una cosa molto sorprendente. Però non ve la svelo adesso, la dovrete scoprire leggendo questo bellissimo libro. Ah, e poi con questo potete anche fare un altro gioco. Pensate che all'inizio un piccolo criceto si è smarrito. Sì, ce lo dice un manifesto lì appeso al muro. Smarrito il piccolo Bernie. Ma Bernie in realtà non si è smarrito, si è nascosto all'interno di ogni appartamento. Quindi all'interno di ogni illustrazione piena, ricca di particolari, se cercate bene bene, troverete sempre anche Bernie. E allora divertitevi a farlo.